Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. La DIA di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un valore di 55 milioni di euro a Pasquale Inzitari, imprenditore della piana di Gioia Tauro. L'uomo, genero del presunto boss dell'Andrangheta Domenico Rugolo, di 74 anni e cognato dell'imprenditore Nino Princi, è stato sindaco ed assessore comunale a Rizziconi e mente imprenditoriale della costruzione del centro commerciale Parco degli Ulivi. Si stava allenando al tiro a segno in un terreno di sua proprietà su una collinetta di Mirto, Antonio Milieni, il 34enne arrestato con le accuse di lesioni gravissime e porto d'arma illegale che, sparando 25 colpi di pistola Beretta, ha centrato alla testa Giuseppe Prantera, che ora si trova in condizioni disperate nell'ospedale di Cosenza. Il GIP del Tribunale di Crotone ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri di Caccuri e di Petilia Policastro nei confronti di Giovanni Basile, 50enne agente di commercio, che dopo un acceso litigio con la moglie le aveva sfigurato il viso con un colpo di coltello. L'uomo, reo confesso, è agli arresti domiciliari. Si è consegnato ai carabinieri di Rione Modena Antonino Idotta, 37enne, regino, latitante da qualche mese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di pistola clandestina con matricola brasa. Ora si trova nel carcere di San Pietro. Il consigliere comunale della sinistra, Francesco Gaudio, ha iniziato ieri lo sciopero della fame davanti al comune di Cosenza. Il motivo della protesta, spiega Gaudio, è la mancanza di rispetto per i fondamenti della democrazia. Il sindaco Perugini, infatti, non risponde da mesi alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta che sono state depositate. Il sindaco di Cosenza, Salvatore Perugini, ha emesso ieri una nuova ordinanza per porre rimedio al gravoso problema della raccolta dei rifiuti, affidando il servizio alla società ecologica Oggi di Lamezia Terme. L'ordinanza verrà revocata solo quando si ritornerà alla normalità e la società Valle Crati sarà di nuovo in grado di offrire il servizio RSU. La questione ambientale ed in particolare la nuova discarica di Giamiglione, autorizzata dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti Goffredo Sottile, è al centro della discussione dei consigli comunali e provinciali di Crotone, oggi e domani. Entrambi i consigli hanno espresso la loro contrarietà alla creazione di nuove discariche sul territorio. Prende il via stasera il programma di culto di Rai 2, X Factor. Nel cast di quest'anno ci sono due calabresi, Francesca Ciampa, 23enne di Tropea, Vibo Valentia, e Claudia Ranieri, 21enne di Crotone. La voce potente della Ranieri ha subito stregato il giurato Morgan, mentre la Ciampa è riuscita a conquistare la nuova componente della giuria, Claudia Mori. C'è un moderato ottimismo per l'apertura dello stadio Ezio Scida per la partita con il Cesena di sabato, almeno per gli abbonati. Dopo il sopralluogo di ieri da parte della commissione provinciale, è emerso che sono state risolte 22 prescrizioni rilevate dall'Osservatorio Nazionale. Manca adesso solo quella dei tornelli, che sono arrivati dall'Austria e sono in fase di ultimazione.